Tra i grandi nomi dell'animazione giapponese che in questi ultimi anni hanno potuto godere di una versione videoludica in stile Musou, rientra anche la leggendaria opera di Yoshiyuki Tomino, Mobile Suit Gundam, che lo scorso 27 giugno ha raggiunto i negozi europei nella sua veste virtuale forse più completa, con Dynasty Warriors Gundam Reborn. Adattamento occidentale di quel Shin Gundam Musou già disponibile sul suolo nipponico dallo scorso dicembre, Gundam Reborn si presenta ai fan del mobile suit più famoso dell'animazione giapponese come un'enciclopedia virtuale della serie. La formula di gioco proposta da Tecmo Koei in questo nuovo capitolo della saga non ha subito sostanziali cambiamenti rispetto a quella dei precedenti episodi. Scene di intermezzo, filmati e missioni si susseguiranno quindi nello sviluppo dell'arco narrativo di una delle 6 serie animate disponibili, con il giocatore chiamato a portare avanti la consueta carneficina di mech nemici. Nonostante il numero di robot a disposizione del giocatore superi l'impressionante numero di 120 unità, una reale diversificazione degli stili di combattimento non si affaccia mai in modo veramente netto al gameplay. Tra combo riciclate ed un'intelligenza artificiale al di sotto degli standard, la ripetitività dell'azione di gioco rischia infatti di farsi sentire già dopo poche missioni. Tra le novità più significative del sistema di combattimento troviamo l'inedito Burst System, in grado di potenziare per un periodo limitato gli attacchi del proprio robot, e una nuova gestione degli attacchi speciali, che ci permetterà di concatenarne 2 consecutivamente. Questo sistema funziona in modo del tutto simile ai nuovi Combination Attack, tramite i quali, scegliendo un partner ad inizio missione, gli attacchi speciali di entrambi i piloti potranno essere sferrati in sequenza. Nelle situazioni più delicate, e una volta sbloccati gli opportuni potenziamenti, al giocatore sarà inoltre data la possibilità di chiamare rinforzi sotto forma di navi di supporto, che bombarderanno la zona interessata. L'introduzione di queste novità, per quanto galvanizzanti in termini di pura potenza trasmessa al giocatore, non può che ripercuotersi negativamente sulla difficoltà di gioco, che anche a livello hard non richiederà particolari sforzi ai giocatori navigati. Se gli appassionati saranno comunque stimolati nel proseguire per la propria strada, per tutti gli altri nemmeno le nuove opzioni di personalizzazione di robot e piloti riusciranno a cambiare in modo sensibile la formula di gioco. Tra una missione e l'altra sarà infatti possibile entrare in diverse modalità che ci permetteranno di potenziare varie caratteristiche di robot e piloti, senza che questo purtroppo si rifletta sul gameplay. Va da sé che il rapporto tra un'intelligenza artificiale non propriamente tra le prime della classe e le opzioni a disposizione per la crescita dei propri avatar non sia dei più favorevoli per il livello di sfida proposto da Gundam Reborn. Un'importante aggiunta che non mancherà di far gioire tutti i fan è quella relativa alla nuova modalità Ultimate Mode. In questa sezione il giocatore potrà affrontare nuove missioni pensate per permettere l'utilizzo di mech provenienti dalle diverse serie animate in una sorta di crossover videoludico dell'intera saga. La caratteristica che rende queste missioni diverse da quelle affrontate nell'Official Mode è la presenza di particolari obiettivi al loro interno, che per essere soddisfatti, a volte chiederanno l'utilizzo di un determinato mech, altre la distruzione di un determinato numero o tipologia di nemici, riuscendo a differenziare la proposta di gioco quel tanto che basta per aggiungere un pizzico di sfida in più al loro interno. Sotto il versante tecnico va segnalato l'abbandono del cel shading che aveva caratterizzato la componente grafica del precedente episodio della serie. Se da un lato il ritrovato realismo visivo favorisce alcuni dei modelli poligonali, dall'altro toglie una dose di personalità al comparto grafico di Gundam Reborn. Come da tradizione, ad impressionare veramente è il numero di unità distribuite sul campo di battaglia. Va segnalata una certa povertà nella realizzazione di alcuni ambienti di gioco, piuttosto scarni e caratterizzati da texture veramente modeste, a tutto vantaggio comunque di un framerate piuttosto stabile. L'accompagnamento sonoro di Gundam Reborn completa l'offerta dedicata ai fan con un doppiaggio in lingua originale fedelissimo all'anime e la presenza di una selezione di temi provenienti dai vari capitoli della saga robotica. Dynasty Warriors Gundam Reborn si presenta come l'episodio più completo della saga di Tecmo Koei, una modalità campagna in grado di attraversare, pur non senza qualche lacuna, ben 6 archi narrativi diversi, ed un Ultimate Mode che propone inediti crossover tra le diverse epoche gundamiane, sono infatti le principali attrazioni di un titolo in grado di soddisfare i desideri di tutti i fan. L'enorme numero di mech a disposizione e le diverse modalità di personalizzazione di mezzi e piloti completano un pacchetto che difficilmente metterà a dura prova i giocatori navigati, e per questo rimane consigliato ai soli affezionati della saga robotica.